E benvenuti nel mio bagno. Ormai ci avete fatto l'abitudine, vero, a essere nel mio bagno. Ecco, i miei capelli sono assolutamente così oggi perché andiamo a provare assieme questa tinta della Naturalisi Testa Nera. È il colore 570 Castano Naturale. Questo qui, che dovrebbe essere questo. Tinta permanente. 100% copertura dei capelli bianchi e lo vedremo. Risultato colore naturale, riflessi multitono. Ricco nutrimento. Ok, allora intanto partiamo. Dice di avere tre colori pre-miscelati in modo da essere un colore naturale e multitono. Noi partiamo da questa base. Aspettate che tolgo il ciappo. Sì, questa è la mia maglia da tinte. Ce l'hanno tutti. In questo caso la mia è della Vichy. Allora, il colore di partenza è questo. Un casino, quindi, perché sono tre colori. Qui ci sono capelli bianchi a manetta che si vedono bene, quindi iniziamo a provarla. Allora, facciamo un video senza tagli, quindi via la molletta e vediamo cosa contiene. Dunque, come sempre, l'attivatore, poi il colore, giusto? 570. Poi vediamo, sto tenendo fuori tutto, il trattamento dopo, che lo facciamo dopo, le istruzioni che lo facciamo dopo e i guantini. I guantini, partiamo dai guantini, io appoggio tutto. Partiamo dai guantini, giustamente. Eccoli qua, saranno quelli tipo COP. Vediamo. Sì, ma ci vanno benissimo, quindi mettiamo i guantini o li mettiamo dopo e prima miscelo? Facciamo che prima miscelo e poi dopo li mettiamo, così non ci sono problemi. Lo facciamo in questa ciotolina che adesso appoggio qui. Ecco, allora, in teoria andrebbe fatto il colore dentro l'attivatore, si miscela e si applica con questo. Non mi sono mai trovata bene a fare in questo modo, ma lo faccio col pennello. Quindi questo attivatore lo metto completamente dentro alla ciotolina e poi ci metto anche il colore, semplicemente, quindi così, stando attenta che ci vada proprio tutto tutto tutto, massimo schiacciamo un po' in questo modo. Ok, qui è andato tutto. Ok, dopo lo sciacquo lo metto nella plastica, poi dopo ci mettiamo il colore che è ad apparire così. Ok, e quindi aspettate, in questo modo lo faccio qui perché sennò faccio danni e poi dopo vi faccio vedere, ma credo che nessuno abbia bisogno di vedere come si fa il colore, cioè come si spreme un tubetto di colore, però lo facciamo. Aspettate che mi appoggio qui in basso. Ok, direi che l'ho spremuto tutto e qui dentro adesso chiudiamo anche questo perché non sporca in giro e con il pennello andiamo a miscelare. Così. Ok, allora intanto che miscelo vi dico che mi concentrerò soprattutto sulla parte qui davanti. Ok, per uniformare un attimo il colore e poi dopo il rimanente sulle lunghezze, però mi interessa proprio la parte davanti. Non sono una parrucchiera, ma il mio metodo mi sono sempre trovata bene. Poi vedremo. Allora, partiamo. Lo appoggio nel lavandino così so che non macchio niente e partiamo in questo modo. Mettendo buona parte di prodotto qui sulle radici. Poi io faccio sempre prima una parte e poi l'altra, quindi adesso faccio così. I guanti, perché non mi avete detto che dovevo mettere i guanti a questo punto? Non siete delle brave assistenti se non mi avvisate neanche che non ho i guanti. Messi. E andiamo avanti.
E abbiamo fatto. Dunque, non mi sono preoccupata di mettere crema idratante o altro intorno, perché intanto adesso con l'olio denso dell'estetista cinica, che per me è spettacolare, viene via tutto subito. Quindi non mi sto neanche preoccupare di... Ecco fatto, già rimosso, guardate. Già rimossa la parte in più. Adesso scusate e andiamo a leggere le istruzioni, perché come sempre, se no io sbaglio i tempi di posa, come sempre. Allora, dunque, per le nuance, aspettate, questa è la 570, quindi non ci interessa, dice 30 minuti. 30 minuti. E quindi noi ci rivediamo qua tra mezz'ora, dove andiamo dopo a rimuovere e vedere il risultato finale. Ok, allora eccoci qui, 30 minuti passati, direi che è il caso di andare a rimuovere. L'ho già tagliato, ma dopo andiamo a mettere anche questo, che è il Care Conditioner, ok, come sempre. E non vi ho detto, il look mio video, se non c'è un cane che abbaia, non sarebbe un mio video, no? Comunque, come shampoo... Sono qui, sono qui, sono qui. Usiamo sempre questo della Biopoint. Quando faccio le tinte è fantastico perché non ha siliconi, non ha sale, perfetto. E adesso andiamo a rimuovere e vediamo il risultato. Allora, eccoci qui con il risultato finale. Allora, lo so che non sono in piega, ma l'ho lasciato asciugare all'aria intanto che facevo delle cose in cucina, così ho messo davanti le pappe. Dunque, mi piace. Allora, vediamo cosa prometteva. Dunque, risultato colore naturale. Beh, sì, assolutamente. Riflessi multitono. Sì. Aspettate, cerco di stare così, così c'è la luce. È un multitono, cioè, non è un colore piatto. Quindi ci piace anche per quello. Ricco nutrimento, beh, sì, sono morbidissimi. Sono assolutamente morbidissimi e soprattutto doveva coprire i capelli bianchi. 100% copertura dei capelli bianchi. Sapete che non ho controllato, ma adesso controllo subito con voi. Oh, sì, sono spariti. Anche qui davanti sono spariti. Quindi direi che mantiene assolutamente le promesse. Il colore è anche abbastanza fedele. Direi che è abbastanza fedele, considerate che ci sono le luci, ma è fedele. Ha coperto la ricrescita, quindi mi piace. Promosso, promossissimo. Ed è niente, adesso vado a legarmi i capelli perché non ne posso davvero più. Comunque sì, subito una volta lavati erano quasi stopposi, ma data la crema, quella solita finale, spettacolo, guardate. Non ho dato niente per lo styling, anche perché le ho fatte asciugare così, cioè... Spettacolo, me ne vado a legare anche perché così non evito di toccarmi continuamente e niente, mi è piaciuto. Allora, fatemi sapere se avete avuto un po' di compagnia con questo video, se avete provato questo prodotto ed io comunque ve lo straconsiglio e noi ci vediamo al prossimo video, magari non nel mio bagno. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!